Per me è un backup, no? È come pulire un po' la scrivania. E poi ho detto backup, però vedi che bella, è una bella parola, teniamola, che sono intitolato l'album, alla fine è una parola che è nelle nostre orecchie, no? Ed è un gesto quotidiano, non tanto quotidiano, però è un gesto che ormai è diventato automatico nella vita delle persone, no? Quello di backuppare la memoria. Ma io di quel periodo ci ho messo dentro tutto. Io nasco negli anni 80, per cui anche gli anni 90 sono figli degli anni 80 e anche questi anni. Per me gli anni 80 sono gli anni più importanti per la mia formazione musicale. Sono gli anni in cui ho scoperto l'hip hop, sono gli anni in cui è nata l'house, sono gli anni in cui è nata la world music, no? Gli anni di Graceland. Sono gli anni secondo me più importanti, sono gli anni, i miei anni 80 stanno a me come gli anni 60 stanno a Gianni Minà, no? Sono così, i miei anni 80 sono gli anni più importanti, sono gli anni in cui si scopre la manipolazione del suono, in cui il suono diventa meno naturale, in cui le batterie elettroniche prendono il sopravvento, negli anni 80 nascono i campionatori. Negli anni 80 nascono i videoclip, negli anni 80 la figura del DJ passa da un ruolo da un ruolo di servizio, diciamo così, ad una presenza centrale al centro della scena. Gli anni 80 sono gli anni del divertimento, gli anni del fun nella musica, no? Cioè della goduria, della fine della scurezza. Politica con la quale io da bambino mi relazionavo vivendo a Roma. Gli anni 80 sono la fine dell'impegno politico dei nostri fratelli maggiori e quindi la voglia nostra di non parlare di niente, in fondo, se non di quel niente che era tanto però, perché sembrava niente in confronto a quei paroloni, ai cioè che si diceva nelle assemblee studentesche, ma era un niente pieno di vita, pieno di creatività. Sì, perché gli anni 90 mi assomigliano perché sono frammentati, sì, gli anni 90 è il decennio proprio della frammentazione, no? Della fine delle definizioni, è l'epoca della frammentazione, anche proprio da un punto di vista Sì. estetico. E ho frammentato tutto però. Negli anni 90 anche io ho svoltato continuamente. Ho svoltato anche all'interno di uno stesso disco. E si è persa omogeneità in tutto, no? E quindi non a caso Björk chiama un disco homogenic, perché proprio c'era, perché è ciò che non c'era più, era l'omogeneità. C'era una tensione verso l'omogeneità che diventava un impossibile traguardo, perché il postmoderno in qualche modo è diventato pop e quindi con Tarantino nel cinema questa cosa è diventata linguaggio, nella musica l'hip hop è diventato il mainstream. Negli anni 80 l'hip hop non era il mainstream, negli anni 80 l'hip hop era la musica degli appassionati, no? Della strada, negli anni 90 è diventato il nuovo pop. La house music, la dance è diventato il mainstream e in qualche modo i cantautori invece sono diventati la nicchia, no? Quindi si è ribaltata questa cosa. Però io negli anni 90, sì, gli anni 90 sono gli svincoli infiniti, no? Sono gli svincoli infiniti, per me sono questo, la voglia in ogni disco di metterci dentro 100 dischi, la voglia in ogni canzone di metterci dentro 100 canzoni. Ma musicalmente sono stati la ricerca di una forma canzone, di una forma canzone. Io negli anni 90 ho fatto esplodere la forma canzone nel mio linguaggio, per cui ho fatto un disco come L'Albero, dove c'erano dentro pezzi da 8 minuti, dove c'erano dentro pezzi senza ritornelli, dove in qualche modo L'Albero, che è uno dei miei dischi di maggior successo commerciale, è un disco dove dentro alla fine c'è solamente Bella, che è una vera hit. Pur non essendo, perché Bella per esempio non c'ha un ritornello, no? Mi ricordo infatti Claudio Cecchetto, quando la sentì per la prima volta mi disse questa canzone non ha un ritornello e me lo disse un po' preoccupato, no? Poi mi richiamò dopo una settimana e mi disse no, sai cos'è? Che questa canzone è tutto un ritornello. La forza è che
e quindi c'è solo quella. Poi invece negli anni, grazie anche al rapporto con Michele Canova, che in qualche modo è un produttore che ha 15 anni meno di me e quindi ha una visione più diversa, più giovane semplicemente, più fresca. Grazie a lui e al rapporto con lui ho recuperato la gioia di andare a cercare la forma canzone, quella di 3 minuti, di 3 minuti e mezzo. E i miei ultimi 3 dischi, che considero un po' una trilogia, che sono Buonsangue, Safari e Ora, puntano proprio a questo, puntano alla ricerca della canzone pop. Beh, il presente è il futuro questo qui, perché il tour degli stadi è l'estate prossima, per cui l'estate prossima in realtà c'è un sacco di lavoro da fare per arrivarci. Io in questo momento sto pensando solamente a questo, sto pensando, vivo questo tour negli stadi come la mia grande occasione, come la cosa più grande che ho fatto fino ad oggi, è la cosa più importante. Non ho mai fatto un tour negli stadi, vero, non ho mai fatto San Siro, la parola stessa mi mette addosso una tensione. Bella, perché tensione per me è sempre una parola bella, non è mai una parola che mi disturba. La pressione mi piace. Roma, l'Olimpico intero, insomma, roba grossa. Per cui il mio lavoro di adesso è concentrarmi su questo, non sto pensando a altro.